Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti gli aretini che sono con noi per questa 131esima puntata consecutiva praticamente eh, che eh, ci consente settimanalmente almeno, almeno tre volte la settimana in questo periodo, ma che è stata anche ogni giorno per i periodi in cui c'è stata la zona rossa e per i periodi veramente tristi del marzo-aprile dello scorso anno di dare un'occhiata ai dati di diffusione del Covid in Italia, spesso lo facciamo anche facendo paragoni con altre realtà territoriali, sia toscane sia italiane, ma anche eh, mondiali. Siamo alla vigilia di quella che è stata annunciata, che viene annunciata come terza fase eh, o terza ondata del, ehm, del Covid-19. Le cose oggi ad Arezzo vanno relativamente bene se confrontiamo il dato risultante per il comune di Arezzo, per la provincia, con quella che è la numerosità dei tamponi effettuati e su questo faremo poi un approfondimento tra qualche minuto. Partiamo dai dati che sappiamo essere i più interessanti per noi. Dunque, il comune di Arezzo oggi porta 13 casi positivi. Eh, oggi è venerdì, ieri non ci siamo visti, ci eravamo lasciati. Mercoledì, il giorno della befana, con ben 30 casi positivi, quindi direi che la diminuzione a 13 per noi la leggerei come un dato positivo. Stiamo rientrando entro quei valori che stavano intorno alla decina, ma anche a meno di 10 e che ci rendono abbastanza tranquilli. Eh, la provincia, invece, dà un risultato che non è particolarmente felice perché porta a 65 casi complessivamente, ne aveva 41 ieri e ci eravamo lasciati mercoledì con 84. Con questi numeri il totale aretino eh, cresce, il totale da inizio pandemia della città di Arezzo cresce a 3642 casi con un totale settimanale di 113, quindi è aumentato rispetto ai valori di eravamo arrivati intorno ai 60-70 eh, una decina 15 giorni fa. La provincia con i nuovi 65 casi arriva a 10117 ehm, contagiati da inizio pandemia con un totale settimanale di 429 casi. Vediamo subito la, ehm, la regione toscana che numeri ci dà. Oggi eh, la regione toscana porta un differenziale rispetto al giorno precedente di 452 contagi, il che porta il totale regionale a 123.950 e una differenza settimanale di 3.135, quindi numeri importanti ancora per la regione toscana. Darei un'occhiata subito e pregherei il nostro regista Gianni Rossi che ormai è diventato il regista di supporto continuo in questa trasmissione. Ricordo che per tanto tempo è stato Giovanni Bonacci, poi sta, anzi all'inizio era addirittura Marcello Comanducci che ci faceva da regista, poi ha passato lo scettro a Giovanni Bonacci, poi Giovanni Bonacci lo ha passato a Gianni Rossi e talvolta anche loro si alternano. Chi è che non, vi, chi non, che non vi dà tregua è il sindaco, perché io sono sempre qui e sono sempre con voi e spero di accompagnarvi veramente nell'uscita da, da questo disastro del Covid-19. Dunque, veniamo ai dati nazionali. Vedete, oggi più 17.533, quindi il più 0,79% rispetto al giorno precedente, il totale italiano è di 2.237.890, numero molto importante. I deceduti ricrescono nuovamente, eravamo scesi al, intorno ai 300, se non ricordo male una decina di giorni fa siamo risaliti a 620 deceduti, quindi un più 080% totale degli italiani che non hanno superato il Covid è di 77.911, numero assolutamente importante. I guariti sono 17.575, gli attualmente positivi, come vedete, scendono e sono meno 666, quindi meno 0,12. Allora, direi di vedere subito il dato, il trend giornaliero della dell'italiano ehm, e quindi il grafico con quattro colori <coughs> che ci accompagna ogni volta, è esattamente questo. Se me lo metti a pieno video meglio, bravo, la fonte è sempre il sole 24 ore. Che cosa vediamo? Guardiamo per noi il dato più importante che è quello dei casi totali. Allora, vedete che negli ultimi tre giorni il dato italiano ha ricominciato a scendere. C'era stata una salita fino a tre giorni fa, guardate gli ultimi tre pallini. Gli ultimi tre pallini rossi sono a scendere. Quindi i casi italiani, si sta, viene fuori una seconda gobba. Vediamo se questo trend ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Io me lo auguro sinceramente anche se sappiamo che tra gennaio e febbraio è localizzata quella che è stata definita dai commentatori più accreditati come la terza ondata. Se continuiamo su questo trend devo dire che possiamo ritenerci relativamente tranquilli. Guardiamo anche il caso, gli attualmente positivi. Gli attualmente positivi ora sono vicini a zero. Eh, oggi ne erano meno 666 rispetto al giorno prima, ehm, ma il dato totale va intorno allo zero. No, no, va benissimo. Hai fatto bene a cambiare grafico, Gianni, ti ringrazio. Oh, allora, regione Toscana. Anche qui si vedono due, due trend indicativi sia per il totale casi che per i guariti, che vanno un po' di pari passo. Guardiamo il totale casi che è quello che ci interessa più di tutti. Vedete questa curva com'è curiosa? C'è stata una prima impennata a partire dalla da, 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 grosso modo dal, dagli ultimi giorni di ottobre con una forte tendenza a crescere, poi pian pianino la curva ha cominciato a curvare verso il basso e oggi continua con una crescita che potremmo definire lineare, cioè i punti stanno lungo una retta nelle ultime due o tre settimane, quindi la crescita si mantiene, ma con una tendenza non così cattiva, così brutta, così pericolosa come è stata tra i primi, i primi di novembre e, diciamo grosso modo. Il 25, fine fino a Natale più o meno. Poi c'è stata la chiusura che ci ha imposto Conte. I risultati li stiamo vedendo, vedendo, non sono affatto negativi. Vorrei vedere adesso, se possibile, il grafico che per me è molto significativo, che è un grafico provinciale, sulla, ehm, sui positivi rispetto ai tamponi effettuati oh benissimo, vediamo come oggi ce l'ho anche disegnato più grande dal vivo, quindi non mi sto a fare gli occhi fini con la, eh, la figura nel, nel video. Se riesco a non perdere troppo tempo, eccola qua. Benissimo, abbiamo un 6,53 di media con il modo di calcolo che effettuiamo qui al comune di Arezzo e che è i positivi di oggi diviso i tamponi fatti due giorni fa. E questo numero oggi è molto vicino a quello che si potrebbe calcolare con il sistema che usa la protezione civile nazionale e cioè i tamponi di oggi, i fuori di oggi diviso i tamponi di oggi eh, i due numeri sono quasi uguali, uguali, il nostro modo ci dà 6,53 e l'altro 6,04 Questo è indicazione del fatto che il numero di tamponi effettuati eh, in questo periodo si sta mantenendo abbastanza costante perlomeno vuol dire che è costante quasi negli ultimi due giorni almeno questo è il significato dei due numeri molto vicini. I due numeri sono molto vicini e abbastanza vicini sono, i, sono le due interpolazioni lineari. Cioè la retta che meglio approssima i dati dal 23 dicembre in poi. Vediamo che scusate che la curva rossa è quella che, che a noi preoccupa di più è quella che fa è il calcolo fatto con i nostri con i nostri numeri. Scusatemi. Ed è quella che dà un trend a crescere, ma non così elevato come la retta verde, vuol dire poco. È comunque in entrambi i casi una crescita, non così forte, ma comunque è una crescita. Direi di vedere adesso in rapida sequenza l'andamento dei vaccini. Quindi pregherei Gianni Rossi di farci vedere la, 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 il, il, il grafico, la tabella, eh, diciamo, insegnatamente segnatamente la bravissimo la planimetria italiana dove si vedono regione per regione le somministrazioni rispetto alle dosi consegnate guardiamo la toscana che è la quarta ultima vedete come la toscana ha fatto 31.349 tamponi questi sono dati in tempo reale quindi sono quelli di oggi in totale da inizio da quando abbiamo cominciato a fare le, le, le inoculazioni sono state raggiunte 31.349 persone rispetto alle 52.295 dose consegnate rappresenta un 59,9% di eh, tamponi effettuati direi che è, una delle migliori, è uno dei migliori risultati in ambito nazionale ma perché tutte le regioni hanno una media che cerca di stare al massimo intorno al 50% e se lo supera lo supera di poco? Perché di fatto sapete che, per lo meno per quello che riguarda il, il, il vaccino Pfizer, che è stato quello fino a Befana, l'unico autorizzato, ha bisogno di un richiamo dopo un mese. E quindi, eh, chi ha le dosi in mano si tiene una riserva perché tra un mese dovrà fare la seconda dose a quelli già inoculati. Quindi, ogni due vaccini se ne fa uno e uno lo si lascia per il vaccino Pfizer a meno 70 gradi, ad aspettare che ci sia il tempo per fare. Il richiamo alla persona che ha subito la prima inoculazione. Comunque i dati italiani sono tutti relativamente buoni, qualcuno non particolarmente. Leggo la Calabria al 21,9, leggo il, la provincia autonoma di Trento al 28,2. Ora, non è che questo serve a dare la Lombardia al 22,4, che serve a dare delle patenti negative, però delle patenti positive sì, cioè la Toscana sta andando bene, intorno al 60%, forse dovrà un po' rallentare. Se vuole mantenere eh, diciamo, la sicurezza, che a distanza di un mese i 31.349 siano in grado di avere la seconda, la seconda dose, la seconda dose di vaccino, io con questo avrei finito sui dati nazionali e regionali. però vorrei darvi informazioni e queste sono molto importanti oggi, e capirete tra un attimo perché. Sui dati ospedalieri, perché nella, nella, nella Toscana Sud-Est oggi abbiamo complessivamente. 111 eh, contagi, di cui abbiamo visto 65 in provincia di Arezzo, 26 in provincia di Siena e 19 in provincia di Grosseto. Eh, L'interessante è notare come, ad esempio, nella nostra provincia, Arezzo c'ha 13 casi, oggi l'abbiamo visto pochi minuti fa, non siamo i peggiori come spesso avviene. Oggi c'è San Sepolco che ne porta 19, c'è, avevo visto un altro numero abbastanza elevato, Cortona che ne porta 9. Quindi è tutta la provincia che abbastanza pesa come risultato numerico. Ma il dato che mi, mi preoccupa di più è questo risalire a 72 letti occupati nella decenza Covid di Arezzo, cioè nelle malattie infettive di Arezzo, perché dopo essere scesi anche intorno ai 50 letti occupati, ovviamente sui 125 disponibili e forse anche più perché se non ricordo male c'è una riserva di letti che non è mai stata attivata fino ad ora perché non ce n'è stato bisogno però stanno risalendo i letti occupati e questo un pochino ci preoccupa. Altrettanto dicasi per le degenze in terapia intensiva del San Donato di Arezzo che oggi sono, che portano a 18 letti occupati. Quindi anche questi in risalita rispetto, se non ricordo male, a quello che era avvenuto eh, fino a, a quando ci siamo visti l'ultima volta a mercoledì. La degenza Covid della Misericordia di Grosseto ha 31 letti occupati e mentre la terapia intensiva è di 6 letti occupati. Diciamo anche il dato che vi dicevo prima, i tamponi, e ne avevamo lasciati mercoledì scorso, mi pare erano intorno ai 900 spiccioli, oggi sono 1077 e quindi i numeri non sono molto dissimili, quindi sta risalendo il numero di tamponi effettuati, 1077, ripeto, in provincia di Arezzo, 692, quasi 700 in provincia di Siena e 615 in provincia di Corseto. Le persone in carico nella nostra provincia sono 813, di cui i domiciliari 601. A cui vanno sommati i eh, contatti stretti di caso che sono in isolamento domiciliare, che sono 1528, quindi praticamente sono eh, 2.129 i eh, soggetti che sono in carico ai comuni della provincia di Arezzo per effetto del COVID-19. Questo sempre per dire quanto è grande il nostro sforzo per tenere a posto tutte le, eh, diciamo, le assistenze. Ai cittadini, ovvero l'assistenza ehm, dal punto di vista del prelievo della spazzatura e quant'altro necessario per mantenerli in condizioni di isolamento corretto ma non pesante. Veniamo alla risposta alle domande. Oggi vorrei cercare di stare nei tempi se mi riesci. Dove posso andare a prendere le mascherine a me mai consegnate o anche telefonato? Allora, la richiesta è già stata presa in carico con l'indicazione da parte del responsabile che. Siccome ci sono alcuni cittadini, alcune famiglie che non hanno mai ricevuto le mascherine, noi diamo il tempo a loro di farci la telefonata. al Si ci fa vedere il numero in sovrimpressione Gianni Rossi, se non ricordo male è 0575-377-777, se, 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 se la memoria non mi fallisce. Bene, eh, quando ne avremo messi insieme un certo numero, usciranno un'altra volta i nostri, i nostri delegati per andare a consegnarle a. E non uno per uno ma faranno un'uscita unica per consegnarla a tutti coloro che fino ad oggi non l'hanno ancora eh, ottenuta. Altra domanda. domanda, come saremo avvisati dal no, del nostro turno per il vaccino? Oh, domanda interessante. Allora, voi sapete che in questa fase i vaccini vengono fatti soltanto agli operatori sanitari e agli ospiti della R, delle RSA, sia agli ospiti che al personale che lavora presso le RSA. Bene lì non c'è bisogno di avviso, non sono cittadini ordinari, sono cittadini che appartengono a una categoria che è facilmente monitorabile. Per quello che riguarda i cittadini eh, che cominceranno a essere attivati da marzo con la seconda, eh, con la seconda fase, con l'avvio della seconda fase di vaccinazione e saranno vaccinati, sapete benissimo, coloro che hanno eh, più di eh, 75 anni. Eh, su questo il ministro Speranza ha dato un'indicazione che, però, non so se sia esattamente eh, questa, ma diciamo a oggi è quello che ci risulta: e cioè che saranno i medici di famiglia che convocheranno, chiameranno i soggetti di cui hanno nome, cognome, indirizzo ed età e li chiameranno per fare il vaccino se naturalmente intendo, il cittadino intende farlo, perché ripeto, è una posizione di tipo volontario, c'è da dire che sui vaccini. Che attualmente ne abbiamo in ponte di tre tipi. Uno è il, il Pfizer quello che era buono, diciamo, l'unico che si poteva importare in Italia fino al giorno della befana, e che è quello che per ora viene eh, inoculato ai nostri, ai nostri cittadini. Che però è il vaccino che sappiamo ha i problemi più grossi o che impegna di più per il suo, la sua conservazione, perché va conservato a meno 70 gradi. Poi c'è il vaccino della Moderna. Che dal giorno di Befana è stato autorizzato all'ingresso in Italia e quindi viene acquistato anche questo in grandi quantità dal nostro Ministero della Salute. Che da anche lui, però, conservato a temperature ma intorno ai meno 20 gradi, quindi un pochino meno difficile che non il vaccino Pfizer. Infine, c'è il vaccino italiano, cioè, eh, mi leggo il nome perché non me lo ricordo, non me lo ricordo Reitera, che eh, ci, ci stanno lavorando sopra ma ancora non viene buono, molto probabilmente verrà buono verso settembre, eh, quando eh, sarà finita la fase di sperimentazione e quello che, che è buono in questo vaccino è che la eh, temperatura di conservazione non è particolarmente bassa, siamo intorno a meno 2-4 meno eh, gradi. Infine, l'ultimo tipo di vaccino, che è quello, su, il terzo tipo di vaccino in ballo, quello che sempre l'Italia sta acquistando sui mercati internazionali, è quello AstraZeneca anche questo con eh, diciamo una temperatura di conservazione non particolarmente eh, bassa, cioè che non è particolarmente bassa. Tutto questo per dire che il flusso dei vaccini e ne faremo un focus io direi il prossimo venerdì, io prenderei impegno di ogni venerdì parlare in maniera più diffusa possibile sul tema vaccinale e inviteremo qualche esperto del settore per aiutarci a dire cose che è inutile che vi vada a spiegare io dopo essermele studiate, tanto vale che ve le spieghi chi le mastica tutti i giorni e mh, per rendere noto ai cittadini come ci si comporta con questo, con questo diciamo, tema generale dei vaccini, anche per fugare, sicuramente detto meglio di quanto non dica io, da esperti nel settore eh, medico di quali sono gli effettivi rischi o quali non sono gli effettivi rischi, visto che... Eh, da più parti si sostiene che il vaccino può produrre degli effetti secondari indesiderati. Io su questo non mi posso esprimere perché non ho la competenza per farlo e mh, inviterò un, una persona, un medico che ci può aiutare su questo, su questo tema. Chiudiamo perché siamo andati anche, anche un pochino lunghi. Ricordo sempre le regole che dobbiamo mantenere perché ancora abbiamo la presenza di virus in città. Le regole sono sempre le stesse tre. Lavarsi spesso le mani con i liquidi sanificanti o con acqua e sapone è la stessa cosa, ma comunque farlo molto spesso perché poi con le mani noi ci si tocca, ci si stropiccia. E se nel frattempo abbiamo toccato una superficie che è stata precedentemente, precedentemente toccata da un portatore sano, e noi ci pigliamo il virus e poi ce lo trasmettiamo alle vie aeree superiori. Secondo, ed è il tema del nostro, della nostra apertura e della nostra chiusura: portiamo sempre la benedetta mascherina. Toccandola sempre solo dagli elastici, non dalla parte esterna, copriamo naso e bocca permanentemente. Io devo dire che quando esco di casa me la metto, poi me ne scordo di averla. Quindi io ci, ci parlo al telefono. Chiaramente, se vado al ristorante, me la sfilo, ma in una, in una uscita che non ha a che fare né con un bar né con un ristorante, la dobbiamo sempre tenere. Stiamo lontani fisicamente, sempre, ve lo ricordate, ma stiamo vicini col cuore e sicuramente ce la faremo.